Grazie molte Carlo, grazie al professor Berizzi per questo invito. Sono molto felice di essere qui, diciamo, in questa modalità, ma comunque sperando che diciamo, non si perda troppo della mia presenza attraverso questo tipo di trasmissione. Sono onorato di essere stato invitato in questo workshop. È stata una bellissima presentazione che hai fatto e ti ringrazio, anche molto generosa. Come ha detto il professor Berizzi, l'accessibilità è stato certamente uno dei temi importanti, diciamo, del mio lavoro negli ultimi ormai più di 15 anni, quasi 20 anni, diciamo, di lavoro su questo tema. Dal 2003, diciamo, ho cominciato a occuparmi di questo e dunque sono molto felice, diciamo, che mi sia stata chiesta una comunicazione su questi argomenti. Voi state svolgendo appunto un workshop su temi che, Preoccupante. dove l'accessibilità, come dire, è centrale e di conseguenza parlare, come farò io adesso tra qualche secondo, diciamo, di patrimonio culturale e accessibilità, quindi dell'aspetto più specifico che riguarda il patrimonio appunto esistente, ma a cui riconosciamo un valore culturale e l'accessibilità mi sembra un tema centrale, anche perché naturalmente voi vi occupate di turismo accessibile, non c'è dubbio che il turismo diciamo conduce verso luoghi della cultura, conduce quindi verso luoghi che ovviamente vogliono come dire, accogliere un maggior numero di visitatori e il tema dell'accessibilità ormai, come vedrete tra un secondo, è diventato un tema centrale, diciamo, dell'agenda, come dire, della valorizzazione del patrimonio, della tutela e della valorizzazione. Ed è interessante proprio muoverci lungo questo confine, perché ovviamente io sono un docente di restauro architettonico, quindi ovviamente mi occupo principalmente di conservazione, ma come dire, e di progetto per la conservazione e la valorizzazione, ma il tema dell'accessibilità è un tema enormemente stimolante perché consente di coniugare appunto non soltanto i temi della conservazione, ma quelli del progetto, come dire, massimizzando naturalmente gli obiettivi della conservazione, ma rendendo effettivamente fruibile il patrimonio, che è un tema che fino a 30 anni fa nessuno, come dire, considerava particolarmente importante, diciamo, nell'ambito della disciplina del restauro architettonico, anzi, era considerato al massimo così, come dire, un'ottemperanza normativa da verificare in fase finale, diciamo, del progetto, ammesso pure che lo si faceva, e invece oggi è diventato un tema che addirittura, come dire, fa da motore alle volte di alcuni interventi, come vedrete proprio alla fine, perché concluderò facendovi vedere qualche piccolo, diciamo, piccolo esempio, diciamo, concreto applicato al grande parco archeologico di Pompei, che tra l'altro in questo momento anche molto, diciamo, all'attenzione mediatica, quindi diciamo mi fa anche piacere farvi vedere alcune di queste cose che hanno anche visto la nostra collaborazione come Università di Napoli Federico II. Quindi farò ovviamente in 50 minuti una carrellata molto veloce, dando anche per scontato che alcune cose già le conoscete, cioè certamente non vi spiegherò cos'è l'accessibilità, diciamo cosa è una barriera architettonica, però vi farò vedere una serie di slide dalle quali comunque, diciamo, solleverò una serie di questioni, una serie di problemi, vi illustrerò anche brevemente il contenuto delle linee guida che, come ha detto il professor Berizzi, sono state un documento che mi ha visto anche come coautore promulgate nel marzo 2008 dal Ministero per i beni e le attività culturali. Sto parlando delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Questo è il lungo titolo che hanno e che è una disposizione vigente, per cui sicuramente parleremo anche un po' di questo e poi appunto vi farò vedere qualche esempio. Quindi, senza indugiare troppo, diciamo ancora nell'introduzione, passo a condividere la mia presentazione sperando che la vediate tutti, se Carlo può confermarmelo anche solo visivamente, perfetto. E quindi diciamo comincerei con questa presentazione, anzi la metto magari a pieno schermo sperando che si continui a vedere. Ecco qui. E la metto appunto adesso, cominciamo con questa comunicazione che ha il titolo Patrimonio culturale e accessibilità, principi, norme, esperienze operative. Quindi sono questi un po' i tre punti che vorrei, diciamo, porre alla vostra attenzione. Allora, partiamo molto brevemente da un fatto. Come ho detto prima, fino, diciamo, a 30 anni fa non si parlava molto di accessibilità, meno che mai se ne parlava, diciamo, in termini di patrimonio culturale.
se guardiamo anche al lessico, diciamo, il lessico della disabilità, lo sapete benissimo, è evoluto enormemente. Quindi, diciamo, si è passati da parlare di invalidi, mutilati, civili nelle prime leggi e poi persone, diciamo, handicappate, eccetera, finché, diciamo, siamo arrivati oggi a parlare ovviamente di persone con disabilità o addirittura in senso ancora più ampio di persone con esigenze specifiche nell'ambito poi di una visione che va verso il design for all, l'universal design, che ha, diciamo, ulteriormente ampliato tutto questo. Questi quattro libri servono solo a farvi vedere come è evoluto nell'ultimo ventennio l'approccio a questo tema. Nel 2000 uno studioso milanese, un architetto che aveva, diciamo, dedicato molta della sua vita a questo tema quasi da pioniere, provava a raccontare, diciamo, questa storia delle barriere architettoniche in Italia in un libro molto interessante per fare proprio una breve storia di tutto questo, architetture e barriere, e si stava effettivamente aprendo un po' una nuova pagina. C'era stato nel 98 un numero della rivista Tema del Politecnico di Milano, diretta all'epoca da Amedeo Bellini, ma un numero molto, molto fortemente coordinato da Stefano Della Torre, che aveva, diciamo, dato svolto un grosso avanzamento sulla riflessione, diciamo, nell'ambito della disciplina del restauro sulla conservazione. Poi c'è stato un libro fatto proprio a Napoli, questo libro di Renata Picone, dove anche chi vi parla, appunto, ha scritto, è stata forse una delle prime, forse la seconda cosa che ho scritto su questi temi, che si chiamava Conservazione e Accessibilità, e fino poi potrei fare un elenco infinito, ma è semplicemente per farvi vedere come siamo andati sempre più avanti. E oggi, come dire, posso senz'altro affermare che l'accessibilità del patrimonio culturale è un pezzo fondamentale, diciamo, in generale del progetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio. Perché, questo l'hanno detto molto meglio di me, naturalmente anche autorevoli studiosi prima di me, nel senso che, per esempio, Giovanni Carbonara nel 96 giustamente scrive: l'intervento di restauro non deve, come troppo spesso avviene, sottrarre al godimento le opere, ma ha lo scopo di salvarle, consentendo che sussistano il più a lungo possibile come parti esteticamente e storicamente vive della nostra società. Quindi lo scopo del restauro non è congelare le cose lontano ovviamente dal pubblico, ma, diciamo, al contrario, reintrodurle in maniera naturalmente compatibile, diciamo, e non che pregiudichi la loro tutela, però all'interno ovviamente del flusso della storia. E in maniera ancora più esplicita, come dire, Amedeo Bellini in quel numero, appunto, in quell'editoriale di Tema del 98, scriveva che in fondo abbiamo enormi difficoltà a immaginare un monumento che non sia stato prodotto per gli uomini, che sia tutelato e conservato in sé come un'astrazione e non per la fruizione. Un bene non è tale se non è fruibile. La pura contemplazione non appartiene all'architettura e quindi non possiamo consentirci, come dire, di eccettuare l'architettura, appunto, dall'uso attivo dell'uomo, con tutte ovviamente le cautele del caso, e naturalmente ciò non significa che sia facilissimo. L'immagine di Mont-Saint-Michel a sinistra spiega perfettamente che non è affatto facilissimo, ma sicuramente è un'istanza necessaria, insomma, come dire, all'interno della visione dell'architettura in senso lato. E questo è stato recepito poi anche a livello normativo nel 2008, quando fu integrato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la cui prima versione era del 2004, fu aggiunto all'articolo 6, che definisce cosa è la valorizzazione, quindi uno dei capitoli fondamentali dell'attività del Ministero dei Beni Culturali, perché sapete si fonda su due poli, tutela e valorizzazione. In questo, diciamo, in questa definizione di cosa sia la valorizzazione, fu aggiunto che la valorizzazione consiste in una serie di cose, come vedete, nell'esercizio delle funzioni, nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione del patrimonio. Quindi questa è la valorizzazione, con questa piccola aggiunta del 2008, che è in grassetto, anche da parte delle persone diversamente abili. Non è bello che fu utilizzato allora l'espressione diversamente abili, che è abbastanza desueta e impropria, tuttavia il senso è quello comunque di sottolineare che, diciamo, la valorizzazione comprende anche il tema dell'accessibilità. Naturalmente al comma 2 si dice che la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze, ovviamente, perché è chiaro che non è che per rendere accessibile un luogo possiamo stravolgerne ovviamente la sua
configurazione, la sua identità, la sua struttura. Però è uno degli obiettivi fondamentali della valorizzazione. E allora, brevissimamente, questa slide serve solo a richiamare cose che immagino già sapete, perché forse avete avuto anche già delle comunicazioni sul tema dell'accessibilità. Noi in Italia abbiamo questo impalcato normativo che ha anche una sua storia, cioè abbiamo iniziato con edifici aperti al pubblico nel 71 per la prima volta, una legge per gli mutilati e invalidi civili che ebbe poi un regolamento di attuazione nel 78, ma la vera svolta fu in realtà nell'89, quando nacque la legge 13 degli edifici privati, che introdusse una visione nuova, diciamo, dell'accessibilità basata su termini prestazionali, quindi diciamo cercando di porre l'accento non tanto, come dire, sulla definizione di un impalcato di misure, ma sulla capacità, come dire, del costruito di accogliere e quindi di fornire effettivamente prestazioni a questo requisito fondamentale dell'accessibilità, che tra l'altro fu anche definita proprio in quella legge, cioè a livello giuridico la parola accessibilità è definita in quella legge, che ha un decreto di attuazione, la norma tecnica vera e propria, che è il DM 236 dell'89, che ha ancora vigenti. Questi provvedimenti sono confluiti nel testo unico dell'edilizia e oggi. E tra l'altro poi nel 96, come dire, questa legge fu raccordata anche per gli edifici aperti al pubblico, abrogando queste leggi degli anni 70. Da ultimo è arrivato, come appunto vi dicevo, provvedimento del Ministero dei Beni Culturali, di cui vi parlerò un po' più diffusamente tra qualche minuto, cioè le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. È un decreto ministeriale del 28 marzo 2008, anch'esso ancora vigente. E qui devo spiegarvi subito una prima riflessione, cioè perché quel documento si chiama superamento delle barriere architettoniche e non linee guida per l'accessibilità del patrimonio. Quello fu proprio una scelta che, devo dire, venne anche da chi vi parla nell'estensione di quel documento, perché in realtà concettualmente noi dobbiamo focalizzare un punto fondamentale, cioè che il costruito storico, le barriere architettoniche già ce le ha. E quindi, come dire, fare un progetto di accessibilità senza saper riconoscere la presenza delle barriere, in realtà può essere anche un po' fuorviante. Quando facciamo un nuovo museo, a sinistra abbiamo il Maxi di Zahid, come dire, stiamo costruendo un luogo della cultura, quindi in realtà si applicano anche le linee guida, ma possiamo, diciamo, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Non sempre, devo dire, anche in questo progetto qualche critica c'è, non sempre, diciamo, si fanno cose tutte, diciamo, per ottenere una vera e piena accessibilità, ma quando abbiamo di fronte un patrimonio costruito come la Torre di Pisa, noi la barriera già ce l'abbiamo, e queste barriere sono molteplici, creano, diciamo, diverse difficoltà. Per cui possiamo fare una differenza fondamentale tra quell'immagine che abbiamo appena visto della torre e invece dei progetti dove l'approccio inclusivo, come dire, è nato nel progetto, perché parliamo del nuovo. Penso di dire cose abbastanza ovvie, ma è opportuno che ci riflettiamo. Cioè, se guardiamo il Getty Center, tutti a Los Angeles, di Richard Meier, tutti i percorsi sono, diciamo, accessibili. O anche la Disney Concert Hall di Frank Gehry, sono, diciamo, potrei citare infiniti progetti, naturalmente, ma facciamo questo passaggio californiano, in cui anche questa Los Angeles, in cui vicino alla scala c'è ovviamente una rampa, e tutto questo nasce insieme. Ma nel costruito storico non è così. Il costruito storico presenta una serie di barriere, purtroppo, diciamo, legate alla sua stessa identità, come vedrete tra l'altro, tra un attimo, che sono, diciamo, anche un po' classificabili in una serie di difficoltà ricorrenti. Per esempio, ci sono certamente degli ostacoli fisici per le persone su sedia a ruota o con ridotta capacità motoria. Le due cose più banali che tutti pensiamo sempre quando immaginiamo una barriera sono le distanze e i dislivelli, cioè quando c'è un percorso troppo lungo, o ci sono ovviamente dei dislivelli, dei gradini, insomma, è evidente che è una barriera. Ma, diciamo, meno magari, diciamo, come dire, banale, sono, diciamo, le barriere intese come situazioni di fonti di disagio, di pericolo, di affaticamento. E qui, diciamo, entrano in gioco tantissime cose, anche per esempio l'incapacità di orientare un visitatore. È una enorme barriera che crea spesso anche senso di ansia, di difficoltà di appunto di trovare il percorso, e quindi anche di perdere magari tempo nella propria visita. Oppure, naturalmente, anche aspetti materici, cioè la presenza di pavimentazioni inadatte, l'assenza di protezioni per la caduta dall'alto, i rapporti inadeguati delle scale. E naturalmente, soprattutto questo, le barriere percettive per ogni, diciamo,
diciamo, tipo di disabilità sensoriale che sono, diciamo, presenti moltissimo nel costruito storico. Allora, facendo una breve carrellata del costruito storico, giusto per fissare nella vostra mente alcune di queste cose, basta pensare che noi abbiamo, per esempio, parchi, diciamo, straordinari come questo della Reggia di Caserta, che è lungo 2,5 km, dove, diciamo, la distanza è un problema. Si percorreva in passato a cavallo, in carrozza. Il re, diciamo, poteva avere i portantini che lo aiutavano, insomma, sicuramente non era un problema questa distanza. Oggi per un visitatore, con anche con una semplice, come dire, età avanzata, ecco, insomma, semplicemente questo, non una particolare disabilità, diventa una barriera che bisogna in qualche modo affrontare. Oppure lo sono naturalmente i parchi archeologici per la stessa natura anche qui delle distanze, ma anche diciamo della natura dei percorsi, che sono fatti ovviamente di basolati antichi, di pavimentazioni sconnesse, dove diciamo muoversi anche per un bambino, insomma, deve stare ovviamente un pochino attento, ma insomma ovviamente una persona con disabilità e che mai una persona su sedia a ruote riesce a muoversi in maniera autonoma senza degli accorgimenti. E naturalmente, appunto, questi poi, quando si trovano in certe condizioni di pendenza particolare, diciamo, o anche per la condizione naturale in cui si trovano questi siti, per esempio a sinistra vedete un'abbazia in rovina in Irlanda, senza l'aiuto la persona con disabilità non riesce, diciamo, a muoversi in autonomia, o i mercati Traiani a Roma a destra, dove pure una persona che non ha problemi particolari deve fare una certa attenzione a camminare lungo il basolato. Pongono, ripeto, dei problemi che vorrei che focalizzaste immediatamente, che non sono delle colpe, tra virgolette, diciamo, dell'heritage, del patrimonio, sono anzi spesso parte dell'identità del patrimonio, cioè sono anche parte della bellezza, sono anche parte, diciamo, del motivo per cui andiamo a vedere una cosa. Per esempio, una grande scalinata, diciamo, è vero, è un'enorme barriera, ma è anche spesso, diciamo, un pezzo di architettura. Pensate all'immagine di destra, in particolare, il Palazzo Ducale di Venezia, dove non è tanto da guardare quell'immagine come una, diciamo, sconfitta delle persone con disabilità che sono lì e tristemente non potranno salire. In realtà sono lì perché stanno vedendo la scala del Palazzo Ducale nella corte, che è un pezzo di architettura da vedere, come dire. Poi chiaramente seguiranno un percorso che prevede la presenza di un ascensore per poter, diciamo, seguire la visita, però diciamo la scala è insieme, questa è una cosa che abbiamo scritto molto chiaramente nelle linee guida, una barriera, ma anche un pezzo dell'identità del patrimonio. E lo si vede per esempio benissimo se andiamo alla Reggia di Caserta, il grande scalone di Luigi Vanvitelli, ripeto, non va visto solo come una barriera, ma va visto come diciamo, un luogo dove io devo anche arrivare in qualche maniera, almeno per vederlo, anche se non potrò percorrerlo, ovviamente non metteremo mai certo un servoscala sulla scala di Vanvitelli, ma almeno poterlo vedere nel suo insieme è uno degli obiettivi di un progetto. Naturalmente, quando andiamo nel costruito storico diffuso, anche diciamo nelle aree interne del nostro paese, ma anche diciamo a livello urbano, la mia città che ha Napoli, che ha un'orografia molto complessa, le barriere sono molto, molto presenti. Per esempio, tantissimi edifici religiosi nascono con una barriera per ragioni orografiche, ma anche simboliche. Quindi, in realtà, davanti appunto a una chiesa quasi sempre c'è un sagrato rialzato, e questo, diciamo, determina dei problemi ovviamente significativi. Poi ci sono degli edifici che hanno proprio una condizione di inaccessibilità intrinseca, perché sono nati addirittura per respingere, diciamo, i visitatori. Pensate alle rocche, pensate ai castelli che, diciamo, avevano una funzione difensiva, per cui, come dire, si cercava proprio di impedire l'accesso. Quindi oggi, quando li trasformiamo in patrimonio e li percepiamo come appunto un patrimonio che vogliamo accogliere nel tempo contemporaneo, c'è un problema molto serio. E quindi alle volte, come dire, per esempio questo bellissimo insieme che è il castello di Ischia, che è un isolotto, diciamo, fortificato, che ha avuto un ruolo importantissimo nella difesa anche del Golfo di Napoli nella storia, è un luogo dove accedere non è assolutamente semplice, insomma, esiste in parte, diciamo, un piccolissimo pezzo che è accessibile, però, diciamo, ancora si deve fare, ancora si deve immaginare effettivamente un progetto
di accessibilità. Ecco, pensate per esempio, voi vi occupate di villaggio turistico, di vacanza per tutti, io sono in vacanza a Ischia, voglio andare a vedere questo bellissimo luogo che tutti, diciamo, quelli che frequentano l'isola di Ischia chiaramente vanno a vedere, e qui c'è un problema, insomma, che è anche un po' una sfida per il futuro. Poi ci sono però delle cose dove sicuramente non potremo mai accedere, e questo, diciamo, è anche importante tenerlo presente, cioè c'è una parte di patrimonio, per fortuna una quota piccola, dove le difficoltà sono talmente insormontabili, finirebbero per snaturare talmente tanto il patrimonio, che dobbiamo immaginare delle forme di fruizione alternativa, cioè pensare di salire sulla Torre di Pisa, quindi per esempio collocare un ascensore nel capeggio interno della torre che è presente, c'è cioè effettivamente un vuoto, se ci siete mai saliti la scala a chiocciola ha un vuoto all'interno, ma sarebbe impensabile tecnicamente, simbolicamente, eticamente direi pure, perché insomma, diciamo, significherebbe veramente snaturare poi la storia di questo oggetto, e questo anche ovviamente, come dire, chi diciamo è in qualche modo affetto da disabilità o comunque diciamo è protagonista di questa difficoltà di accesso ne è consapevole, insomma ne abbiamo parlato anche tante volte con le associazioni, ci sono dei casi dove non si può purtroppo andare, salire per esempio nella calotta della cupola di Santa Maria del Fiore è difficilissimo. Comunque già per quasi per tutti, cioè se uno diciamo non è in forma, comunque certamente non lo farà, ma insomma, come ha scritto il mio amico Alberto Arenghi, andare sul Monte Bianco sarà una cosa, diciamo, che rimarrà riservata, forse anche per fortuna, a chi diciamo è in grado di farlo. Una certa dose di inaccessibilità, come dire, alle volte rappresenta anche addirittura, come dire, una parte, diciamo, di quello stesso patrimonio. Ecco, pensiamo a una montagna inviolata, insomma, o comunque accessibile a chi diciamo lo fa in condizioni appunto di diciamo di sicurezza, ma insomma con delle abilità che sono molto difficili. Ovviamente non escluso che, e qua vuol dire sappiamo che anche lo sport diciamo sta facendo delle enormi passi avanti, che sia come dire possibile effettivamente farlo per qualcuno, ma insomma l'idea che poi si costruisca, l'esempio che lui faceva era questo, che si faccia un'autostrada per arrivare al Monte Bianco, insomma è evidente che nessuno diciamo lo vorrebbe. E allora con queste premesse siamo arrivati a definire a valle di un lungo lavoro fatto tra il 2007 e il 2008 questo provvedimento che vorrei diciamo illustrarvi nei suoi contenuti, probabilmente lo conoscete già, ma soffermarmi su alcuni aspetti di queste linee guida che furono appunto emanate ai tempi del Ministero di Francesco Rutelli di quegli anni, il Ministero dei Beni Culturali del 2008, e che furono frutto di un lavoro di una commissione molto estesa, all'interno della quale poi una commissione che si chiamava per l'accessibilità della cultura, quindi molto molto vasta, all'interno della quale fu poi, diciamo, individuato un gruppo di lavoro del quale ebbi l'onore di far parte, che era proprio incaricato della redazione delle linee guida, che fu, devo dire, un risultato, a pensarci adesso a distanza di quasi 15 anni, un risultato, devo dire, abbastanza straordinario per i tempi in cui riuscimmo a farlo, con grande entusiasmo e volontà di questo gruppo coordinato dal compianto architetto Fabrizio Vescovo, che è stato un pioniere, diciamo, dell'accessibilità in Italia, scomparso proprio un anno fa, e da un gruppo di più giovani, di cui facevo parte anche io, insomma, che hanno poi, diciamo, costruito questo testo. Un testo che è articolato in tre capitoli, in cui c'è un'introduzione che spiega un po', diciamo, i concetti base della conservazione dell'accessibilità, provando a spiegare la difficoltà di declinare due parole che sembrano antitetiche, conservazione e accessibilità, però facendo anche un po' un quadro delle cose che vi ho appena detto, dando ovviamente un riferimento normativo, e ora vi farò vedere due cose proprio velocissime su questo, e poi soprattutto con un capitolo 2 spiegando, come dire, come procedere all'accessibilità attraverso una serie anche di esempi e di, diciamo, come dire, chiarimenti sui dispositivi per esempio, per il superamento dei dislivelli, per il superamento delle distanze, eccetera, fino addirittura ad un'appendice di casi studio, un capitolo 3 di casi studio, con, ripeto, proprio dei casi divisi un po' per categorie di beni culturali, parchi, giardini, spazi urbani, edifici, complessi monumentali, luoghi di culto. Ovviamente questa a distanza di oggi di 13 anni si potrebbe anche ampliare questa gamma oggi, no? Si va avanti, naturalmente anche le linee guida prima o poi diciamo richiederanno un aggiornamento. Tuttavia, insomma, comunque i concetti di fondo sono ancora abbastanza condivisibili. Voglio
tediarvi solo con due slide sul discorso normativo perché è importante, perché in realtà le linee guida nacquero da un problema, da un vulnus che era presente nella norma all'epoca vigente e per la verità ancora vigente, cioè il fatto che ci fosse la possibilità in tutti i provvedimenti di legge già dall'89, poi dal 96, qui guardiamo quelli confluiti nel 380 del 2001, cioè nel testo unico dell'edilizia, di, come dire, derogare rispetto all'ottemperanza del requisito dell'accessibilità, diciamo, qualora i beni fossero protetti dal codice dei beni culturali. All'epoca chiaramente era il testo unico dei beni culturali, leggi oggi, leggasi codice ovviamente, no? Il 490 del 99 era il vecchio testo unico dei beni culturali, e dunque si diceva che in questi casi, quando diciamo la soprintendenza, per dire un caso molto banale, non rilascia il nulla osta, per esempio per collocare un ascensore, facendo loro un caso concreto, allora la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali. Questa cosa aveva lasciato, come dire, un campo molto aperto a sperimentazioni abbastanza, come dire, discutibili sul piano, diciamo, architettonico, della qualità architettonica, perché quando io parlo di opere provvisionali comincio a pensare, diciamo, a cose del genere, cioè per esempio alla collocazione di servoscala, che sono spesso, come dire, una non soluzione, perché diciamo tendono innanzitutto a essere fortemente discriminanti, non sempre funzionano, sono, diciamo, no, non hanno nulla dell'approccio inclusivo che cerchiamo invece di sviluppare nell'ambito delle riflessioni sull'accessibilità. E quindi, come dire, la legge sembrava proprio portare verso tutto questo. Si diceva addirittura nel DPR del 96 l'accessibilità è realizzata attraverso opere provvisionali, ovvero in subordine con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. Tutto ciò finiva per portare a soluzioni posticce, al provvisorio che poi diventa definitivo, che è tipicamente italiano, no? Diciamo, per cui finiva per diciamo, addirittura creare un danno invece che promuovere, come dire, una cultura dell'accessibilità. È da questo che nacque l'idea invece di ragionare su una possibilità che le leggi consentivano già dall'89, cioè quella di valutare soluzioni alternative alle prescrizioni tecniche che purché garantissero il requisito dell'accessibilità. Quindi stimolare il progettista, diciamo, a aguzzare l'ingegno per immaginare cose anche, come dire, non scontate per consentire l'accessibilità. E quindi addirittura poi lavorare su uno dei requisiti che era presente già nell'89, che è quello della visitabilità. Questo è un passaggio fondamentale perché nell'89 la norma consentiva, sì, come dire, ovviamente invitava alla piena accessibilità, ma consentiva per alcune tipologie di beni, diciamo, di edifici, di funzioni, di garantire quantomeno la visitabilità, cioè la possibilità di accedere ad almeno una parte degli spazi. All'epoca la legge era per le case, per l'edilizia residenziale, quindi perciò si parla di unità immobiliare, ma in realtà queste cose sono estensibili anche al patrimonio, se vogliamo. Immaginare quindi che almeno una parte del patrimonio sia visitabile. Per esempio, la legge già all'epoca immaginava che nei ristoranti, nelle sale per spettacolo, nelle strutture ricettive, nei luoghi di culto, almeno vedete una parte fossero accessibili. Per esempio, gli alberghi sono, diciamo, si devono attenere, questo vi riguarda molto strettamente, se pensiamo, diciamo, a un villaggio turistico, la legge diceva che almeno due camere accessibili fino a 40 camere, quindi diciamo una parte assolutamente deve essere visitabile, così come nei luoghi di culto, per esempio, una zona della sala per la funzione deve essere accessibile ai ristoranti e così via. Questo tema della visitabilità credo che abbia consentito di sviluppare meglio l'approccio, quindi rinunciando ad una impossibile accessibilità globale, che sul patrimonio, come abbiamo visto, per la presenza di quelle barriere è probabilmente impossibile, o forse, insomma, in qualche caso ci si riesce, ma bisogna essere anche abbastanza fortunati, senza stravolgere il patrimonio. E mirare però a un progetto di visitabilità il più possibile ampio e come dire, ricco anche, diciamo, in termini di opportunità che si offrono al visitatore. Perché ricordiamoci che in realtà la disabilità, è vero che quella assoluta, queste sono, diciamo, più o meno medie europee, tocca per fortuna una parte della popolazione non enorme, ma già se andiamo dentro il contenitore della disabilità parziale, vedete, quindi persone che anche sono semplicemente soggette ad affaticamento, hanno patologie, diciamo, per le quali, come dire, ci sono delle limitazioni. Ecco, già arriviamo al 30% della popolazione, senza parlare poi del fatto
che tutti noi possiamo trovarci temporaneamente in difficoltà per condizioni magari anche non patologiche definitive, ma insomma come quelle che vi state vedendo qua, la gravidanza, l'ingessatura di un arto, l'uso semplicemente il trasporto di un passeggino, di una valigia, di un trolley. Quindi la conosciamo in realtà la condizione di disabilità, anche solo portando una grossa valigia ci accorgiamo se un luogo ci accoglie o meno. E quindi, come dire, tutto questo ha come sfondo sicuramente l'approccio dell'universal design, che è, diciamo, il contenitore ampio nel quale ci muoviamo, ma ovviamente dobbiamo andare il più possibile verso un progetto mirato sul patrimonio, perché l'universal design, che è un progetto che tende a guardare l'utente nel senso più globale possibile, in realtà funziona benissimo sul nuovo, sull'esistente, come dire, deve funzionare, rappresenta sicuramente il nostro sfondo culturale, però diciamo deve tener conto anche di questa condizione di ostacoli presenti all'interno del costruito storico. Il Universal Design è fondato su sette principi, non sto diciamo adesso a spiegarveli, ve li faccio semplicemente vedere, tanto essendo registrata potrete anche leggerli comodamente, più tranquillamente in seguito. E invece voglio chiudere questa panoramica, diciamo, normativa, dicendovi che comunque nel 2006 poi è stata approvata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, un passaggio importantissimo che promuove la cultura della inclusione sociale, che si rivolge anche ad assicurare l'accesso all'ambiente fisico, quindi tocca noi architetti, vedete, si parla di edifici, strade, scuole, alloggi, eccetera, quindi chiaramente arriva anche al patrimonio, e è stata questa convenzione ratificata in Italia nel 2009, tanto da istituire poi anche un osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Non è un caso che, vedete, 2008-2009 erano degli anni in cui il tema dell'accessibilità, quindi siamo appunto a 12-13 anni fa, era molto molto sentito, e da allora, come dire, molti passi avanti sono stati fatti. Allora, adesso vi faccio vedere molto sinteticamente i contenuti essenziali delle linee guida su almeno tre punti fondamentali, cioè l'orientamento, che è uno dei punti fondamentali sui quali ci muoviamo per rendere un luogo più accessibile, il superamento delle distanze e il superamento dei dislivelli. L'orientamento è di per sé, come dire, il primo approccio che abbiamo all'accessibilità, perché se non sappiamo dove andare, come dire, diventa molto difficile anche immaginare dei percorsi, diciamo, accessibili. E l'orientamento si basa su un sistema molto complesso, vedete, fatto di punti di riferimento, di linee di riferimento che possono essere naturali e artificiali, di segnaletica, di mappe eventualmente, e oggi anche di, come dire, di opportunità che vengono dalle ICT, dalle Information and Communication Technologies. Quindi è oggi un ambito anche in evoluzione. I punti di riferimento, le linee di riferimento sono quelle che usiamo anche chi diciamo non ha problemi sensoriali, ma noi dobbiamo focalizzare che tutto questo è mirato ovviamente invece a chi i problemi sensoriali ce li ha, e in particolare alle persone con disabilità visiva, che sono sicuramente quelle che hanno maggiori difficoltà a orientarsi, ricordandoci che la persona con disabilità visiva ha anche gradi di autonomia diversa. Ci sono persone che hanno autonomie davvero minime, che senza accompagnatori non si muovono, persone che sono in grado di muoversi con degli ausili, e persone che sono in grado, diciamo, veramente di fare quasi tutto se un luogo rende possibile tutto questo, cioè se effettivamente l'ambiente, come dire, non diventa un ostacolo, ma diciamo supera l'handicap, che appunto non è l'handicap della persona, ma è l'handicap dell'ambiente, cioè diciamo è l'ambiente che crea la barriera, con gli accorgimenti necessari. Per esempio, questo signore sta andando a prendere il treno, diciamo, seguendo come vedete, un percorso Logis, quindi una, diciamo, linea di riferimento artificiale, secondo quella classificazione che ho fatto prima, e un sistema di mappatura, aiutandosi col bastone in piena autonomia. L'obiettivo è l'autonomia, naturalmente, cioè quando noi parliamo di accessibilità significa fare le cose in sicurezza e in autonomia, cosa che spero già sapete. Ma ricordiamoci anche che, e questo tocca molto il patrimonio, che non ci sono solo i non vedenti, c'è un'enorme quota di persone che hanno problemi di visione, che sono ipovedenti per vari tipi di patologie, che ovviamente non siamo oculisti, quindi non stiamo qua a spiegare, ma questi sono degli esempi, diciamo, che spiegano anche come mostrano, simulano, diciamo, come vede una persona ipovedente con vari tipi di patologie, e quindi dobbiamo stare molto attenti anche a loro, attraverso, per esempio, un'attenzione alla leggibilità di quello che scriviamo, che è un punto al quale gli architetti spesso non fanno proprio attenzione, perché abbiamo poi la passione del carattere piccolo,
del font non sempre leggibile. In realtà invece questo è un tema molto molto importante. Le barriere visive toccano tutti e se vedete questi esempi, devo dire che poi purtroppo andando avanti con l'età, diciamo, a me non era mai capitato di alzare gli occhiali come sta facendo quel signore, ma diciamo da un paio d'anni mi sta cominciando, ecco, a capitare. Quindi voglio dire, sicuramente purtroppo sono condizioni che succedono, cioè diciamo che nell'arco della nostra esistenza succedono, quindi dobbiamo immaginare anche questo, insomma. E allora l'orientamento nel costruito storico può anche aiutarsi con una serie di cose che sono anche già presenti, per esempio i punti di riferimento sono, diciamo, possono essere anche di tipo acustico, le linee di riferimento possono essere date anche, diciamo, dalle cortine edilizie. O naturalmente quando ciò manca possiamo usare i sistemi come questi logges, cioè pavimentazioni tatto-plantari, che danno delle indicazioni attraverso questi semplici simboli sulla direzione. È importante però osservare che nel costruito storico queste cose vanno fatte con grande cautela e alcuni esempi mostrano delle applicazioni raffinate di tutto questo, perché è evidente che una cosa è fare la striscia in gomma nell'aeroporto o nella stazione, una cosa per esempio è fare una pavimentazione in un centro storico. Qui siamo a Vienna, dove ho trovato forse una delle più interessanti realizzazioni, perché in questa pavimentazione, vedete, sono presenti le linee logges direzionali, ma sono, come dire, quasi invisibili, connaturate, cioè, diciamo, devono essere riconoscibili, ovviamente, non invisibili, ma insomma, sono, come dire, pensate all'interno anche della nuova pavimentazione, nascono con essa, no? Non tanto come una sovrapposizione. È chiaro che alle volte siamo costretti a sovrapporre, nel sovrapporre, come dire, dobbiamo poi badare anche alla reversibilità di quello che sovrapponiamo. Le corsie, per esempio, possono appunto costituire un elemento di direzione in luoghi che sono privi completamente di indicazioni direzionali. Pensate, come dicono sempre le persone che non vedono, che quanto più un luogo è esteso, è grande, è vasto, tanto più si creano, diciamo, delle difficoltà di orientamento. E poi, per esempio, i corrimani dei percorsi possono portare delle indicazioni per i non vedenti, quindi indicazioni scritte in braille o a rilievo che danno, come dire, modo, diciamo, di muoversi e di orientarsi. A questo si aggiungono le mappe, che sono, diciamo, strutture fondamentali per dare il senso dello spazio e che più possibile cerchiamo di rendere inclusive, cioè nel senso di essere fatte, costruite per tutti, cioè non solo per il non vedente, ma anche, come vedete, leggibili per noi tutti, e soprattutto anche per le persone appunto ipovedenti, quindi con dei forti contrasti di luminanza tra fondo e font, diciamo, e carattere, e una scelta di carattere, come dire, puntando alla massima leggibilità. Mappe che alle volte possono anche spiegare un contesto che non si vede, diciamo, attraverso appunto la sensibilità tattile, come questa, diciamo, che guarda verso il panorama della Val di Susa, dalla Sacra di San Michele, oppure brochure integrate dove, diciamo, si può, come dire, avere sia un'informazione visiva per chi vede, ma anche, diciamo, tattile sullo stesso prodotto. Come vedete qua c'è una stampa in braille anche, diciamo, di questo prodotto, che fornisce quindi un'informazione integrata. Naturalmente a questo oggi sono aggiunte tutto il mondo dell'ICT, che io conosco solo in parte, quindi è giusto per darvi una informazione. Ci sono tantissime app che agevolano sia nella descrizione delle opere d'arte sia nell'orientamento, che anche i famosi bastoni in realtà hanno avuto delle evoluzioni tecnologiche molto importanti. Ci sono oggi bastoni, diciamo, elettronici che ricevono anche impulsi dai tag, cioè in realtà diciamo, bersagli che sono collegati, diciamo, lungo i percorsi e che quindi possono essere, diciamo, come dire, anche di grande ausilio in chi naturalmente è in grado di utilizzarli, perché avvisano, diciamo, il non vedente attraverso vibrazioni di presenza di ostacoli di intralci. Quindi questo tipo di bastoni, diciamo, innovativi è come dire, in ulteriore ovviamente sperimentazione. Stiamo parlando di un campo in enorme evoluzione, ma che, diciamo, che ci fa capire che l'orientamento, ripeto, è un ambito molto, molto in fermento. Poi c'è il tema del superamento delle distanze, che è un tema molto invece architettonico, molto legato, come dire, ai nostri problemi, cioè legato al fatto che abbiamo percorsi troppo lunghi o percorsi con pavimentazioni non adatte. E come si risolvono questi due problemi? I percorsi lunghi si risolvono cercando di spezzarli in qualche modo, come ora vedremo. Le pavimentazioni inadatte aggiungendo, per esempio, delle corsie in sovrapposizione, diciamo, con pavimentazioni invece che consentono, per esempio, lo scorrimento di una sedia a ruota.
Questo tipo di esperienza ha avuto, devo dire, ve lo farò vedere anche con le ultimissime slide, una prova molto importante a Pompei, dove gran parte del lavoro è stato fatto proprio sulle distanze. Pompei è una città, diciamo, scavata di 44 ettari su 64, è enorme, diciamo, è come un piccolo centro storico, per cui, diciamo, il lavoro sulle distanze è stato fatto, vedete, migliorando pavimentazioni che non c'erano, perché spesso è semplicemente un battuto di terreno, con soluzioni anche molto raffinate come queste, che hanno utilizzato una malta anche cromaticamente compatibile con il terreno, definendo quindi, come ora vedrete, ma lo vedete alla fine, è in realtà l'ultima cosa che vi ho messo nelle slide, oggi una possibilità di accedere a gran parte del sito. Ed è importante però ricordarci che la distanza si risolve anche fornendo dei punti di sosta, delle occasioni invece di riposo, perché appunto la persona semplicemente anziana, magari cammina, però diciamo richiede ovviamente anche di fermarsi, e questi punti di sosta andrebbero scelti anche in funzione di una possibilità di veduta d'insieme dei siti. Nella città, per esempio, alle volte si sono sperimentati questi sistemi degli appoggi schiatici, cioè delle sedute rialzate in qualche modo come altezza, quindi collocate a 65 centimetri invece che ai soliti 45, che consentono quindi di appoggiarsi e di riprendere la posizione eretta con più facilità anche per chi ha delle particolari condizioni di parziale disabilità agli arti inferiori. Naturalmente, poi, sempre nelle distanze, possiamo arrivare, diciamo, come dire, ad una visione, come dire, più globale della mobilità, pensando quindi anche dei sistemi di macchinine elettriche, di club car, che in qualche caso sono stati anche sperimentati, per esempio nei grandi parchi, diciamo, sono stati sperimentati in maniera compatibile. Questo, per esempio, il sistema di Villa d'Este a Tivoli, dove, essendoci dei dislivelli abbastanza ripidi, diciamo, e dei percorsi lunghi, si è lavorato in questo modo. L'ultimo capitolo che voglio farvi vedere di questo tema operativo è il superamento dei dislivelli, che, diciamo, che ripeto, sto sintetizzando tantissimo, le cose che nelle linee guida sono più estese, insomma, che, diciamo, tradizionalmente fa capo a quattro tipi di dispositivi: le rampe, gli ascensori, le piattaforme elevatrici e i servoscala, che questo ultimo ci auguriamo di vedere sempre meno, diciamo, come dire, nel progetto futuro. Le rampe sono cose che gli architetti conoscono benissimo dai tempi, come dire, da tempi immemorabili, hanno il grande vantaggio di essere fortemente inclusive, quindi possono costituire spesso anche l'unico accesso, o di essere anche, in caso di dislivelli moderati, affiancate facilmente al costruito storico in maniera integrata con delle soluzioni molto convincenti. Ricordandoci però che la normativa qua mette dei paletti, cioè ci chiede in realtà di stare, come dire, al massimo, vedete, diciamo nel 12%, cioè una piccola estensione rispetto all'8% nel caso di edifici esistenti, al massimo nel 12% fino a 3 metri, poi si scala, vedete, fino al 10 a 6 metri e si arriva al 9 fino a 10 metri. Una piccola deroga quindi rispetto al nuovo c'è, cioè si consente di fare rampe un po' più ripide, quanto più corte siano. Quindi questo, diciamo, poi ha portato, vedete, anche a delle soluzioni, diciamo, un po' più ripide, tra virgolette, dell'8%. Naturalmente non sempre è facile ottimizzare il progetto. Ci sono tutti questi progetti che ora vi faccio vedere brevissimamente, hanno dei limiti. Qui, per esempio, si è massimizzata la reversibilità, però, come dire, poi la soluzione architettonica può essere anche abbastanza discutibile. Sicuramente io posso rimuovere questa cosa, non ho contatto, diciamo, con l'esistente, ma insomma ci lascia anche un po' perplessi. Questa forse è più integrata, per fortuna, come dire, ha potuto sfruttare di lato come dire, una configurazione della scalinata originaria che consentiva di accostare questa rampa. Questa forse è la più bella, ma c'era spazio, siamo al Bundestag di Berlino, al Parlamento tedesco, dove, diciamo, la rampa, vedete, staccata, consente la percezione del basamento dell'edificio, è assolutamente, come dire, confortevole, e porta, diciamo, poi a un luogo dove si prende l'ascensore per salire su. Oppure, diciamo, l'area archeologica dei Mercati Traianei a Roma, che ha avuto degli interventi molto interessanti, dove alcuni, soltanto alcuni ambienti sono stati resi accessibili con questo sistema integrato di rampe e scale, che consentono di avere un percorso, diciamo, comunque completo, che non fruisce, che non consente di fruire tutto, ma una buona parte del sito. O la Sacra di San Michele a Susa, di cui pure vi farò vedere qualche altra immagine, che pure, diciamo, sembra incredibile, ma è oggi in buona parte fruibile attraverso un sistema integrato di rampe, e di ascensori, che addirittura porta anche in alcuni punti belvedere sulla valle. Oppure le rampe possono essere anche rampe, diciamo,
rimovibili in qualche modo, diciamo, come dire, diciamo, anche collocabili solo in caso Che ti ha scritto più effettivamente volte, no? Alla di Isabella, non c'è. necessità. Gli ascensori sono un sistema sicuramente più, diciamo, impattante, ma fortemente inclusivo. Questo è un progetto che fece molto discutere perché gli ascensori erano proprio, come dire, protagonisti in facciata e sicuramente, come dire, è l'estremo di un certo tipo di approccio, come anche questo del Vittoriano, dove sono collocati appunto in esterno questa coppia di ascensori, staccata, diciamo, dall'edificio. Oppure l'esatto opposto, io nascondo l'ascensore, però buco una volta, distruggo anche una parte diciamo della materia antica, quindi questo devo dire mi vede molto meno favorevole, o soluzioni intermedie dove l'ascensore è in qualche modo un po' più, come dire, integrato all'interno, diciamo, del costruito storico. Qui siamo nei meccanici Traianei, è rivestito in laterizi in maniera, diciamo, da mimetizzarsi un po' con, diciamo, il contesto, o questo che pure secondo me è ben riuscito. Siamo sempre alla Sacra di San Michele a Susa, in Val di Susa, dove l'ascensore è collocato dietro un grande pilastrone di consolidamento ottocentesco di questo complesso monastico e quindi, diciamo, ha scelto, insomma, la posizione un po' più indolore, però funziona come sistema appunto di collegamento. Questo pure è un progetto interessante perché in questo castello di Saliceto, diciamo, i progettisti hanno costruito una sorta di quarta torre in legno lamellare, rivestita in legno lamellare, che porta tutto l'aspetto tecnologico di questo castello musealizzato. Quindi c'è l'ascensore, ci sono anche vie di fuga, alcuni impianti in questo appunto aggiunta, diciamo che diventa anche un elemento appunto per l'accessibilità. Le piattaforme elevatrici sono una forma di ascensore, diciamo, più soft in termini tecnologici. Qui c'è una tabella che mostra anche le differenti caratteristiche tecniche, il fatto che hanno bisogno di un vano, diciamo, tecnico minore come dimensioni, e hanno avuto ovviamente degli esempi straordinari e notissimi, come quella del Louvre, che è stata un po' una apripista di questo tipo di tecnologia telescopica, diciamo, e integrata nella scala a chiocciola, diciamo, d'accesso, o vengono molto usate in ambito, per esempio, museale. Qui, diciamo, siamo al Metropolitan Museum di New York. Per salire su questo zoccolo, diciamo, sul quale poggia il tempio di Dendera, vedete, c'è un ascensore, cioè una piattaforma, una piccola piattaforma, diciamo, collocata ai bordi. E in ultimo, il servoscala. C'è solo questa slide che vi faccio vedere perché il servoscala è un oggetto assolutamente negativo, sul quale io insisto sempre cercando di non scoraggiarne l'utilizzo. Come vedete, alle volte si incontrano delle soluzioni ridicole, se non facessero anche piangere più che ridere, cioè dove addirittura un servoscala viene collocato per superare 30 o meno centimetri di dislivello. Ecco, un'assurdità, nessuno, diciamo, lo farà funzionare mai, o qui addirittura dopo ci hanno messo pure un cancello, quindi, diciamo, non si userebbe proprio. Se ci spostiamo a livello invece, diciamo, come dire, di scale, di colonnate esistenti, possiamo vedere degli esempi anche molto interessanti, cioè per esempio in ambito veneziano hanno fatto delle sperimentazioni sui ponti che hanno delle altezze standard che non sono, come dire, modificabili per far passare le barche sotto, realizzando questa cosiddetta rampa a gradino agevolato, dove il gradino, vedete, ha un toro raccordato, diciamo, stondato di 8 cm massimo di altezza. Questa è una rampa che con l'ausilio di qualcuno, ovviamente, quindi è un'accessibilità condizionata, come la chiamiamo, consente comunque di essere percorsa. Oppure le scale possono essere molto migliorate per l'ipovisione. Vedete come un ipovedente vede una scala fatta tutta con lo stesso materiale, la vede così e soprattutto in discesa diventa pericolosissima. In alcune prospettive questa stessa scala si vede magari qui bene con le ombre, qui invece sembra un'unica macchia grigia. E allora andare a collocare, diciamo, i marcagradino, per esempio, è un elemento che anche in antico si faceva nelle scale veneziane. Magari oggi lo facciamo con altri materiali, trattiamo, diciamo, anche, diciamo, con delle scanalature i gradini, ma questo è un elemento che per l'ipovedente, per esempio, è molto importante. Se ci spostiamo a scala urbana e paesaggistica, quindi nella città, ecco, diciamo, il tema dei dislivelli è stato affrontato in maniera anche alle volte molto, come dire, sofisticata, diciamo, dagli architetti, però bisogna fare attenzione all'uso di questi dispositivi. Queste sono le cosiddette stramp, in cui, diciamo, una rampa e una scala sono integrate, cioè dall'acronimo da stair e ramp, naturalmente, molto usate in Inghilterra, dove questa è stata fatta però, come vedete, anche a Roma, dove però attenzione, perché questi punti sono dei punti abbastanza pericolosi e anche, diciamo, potenziali fonti di pericolo, cioè un disabile
sulla sedia a ruote. Qui, se perde il controllo della sedia a ruote, finisce senza protezione, diciamo, sulle scale, e sicuramente non è un bene. A livello chiaramente, poi ripeto, territoriale, paesaggistico, sono state sperimentate tante cose diverse. Ci sono dei dispositivi che non sono da considerarsi accessibili, come sono le scale mobili. Ricordiamoci che una scala mobile, ovviamente, per una persona su sedia a ruota non è accessibile, ma anche un disabile visivo ha grossa difficoltà a prendere una scala mobile perché non sa dove deve mettere il piede. Viceversa, per esempio, gli ascensori inclinati sono un sistema molto interessante, sono dei mini funicolari che consentono alle volte di risolvere anche l'accessibilità di queste rocche, di queste fortezze. Per esempio, il Forte di Bav in Valle d'Aosta ha avuto questo bellissimo sistema, diciamo, di sequenza, come dire, di ascensori inclinati che ha consentito di musealizzare l'intero sistema. Oppure la Sacra di San Michele, ve l'ho già citata, in Val di Susa, anche questo sembra un edificio assolutamente inaccessibile, e invece un progetto attento ha fatto sì che con, diciamo, una serie di accorgimenti, di piccoli accorgimenti, quindi inserimento di rampe, inserimento di alcuni ascensori, alcuni ve li ho fatti già vedere, si riesca addirittura ad arrivare, diciamo, a visitare gran parte di questo sistema, come mostrano appunto queste immagini. Questa è la parte in rovina, diciamo, dell'abbazia, e come vi ho fatto vedere, si arriva addirittura con la rampa fin qui ad affacciarsi sulla valle. Io sono stato qui con i miei studenti e sono rimasto, diciamo, molto colpito dalla qualità di questo, diciamo, intervento, che vedete è fatto anche con un insieme di rampe. Alcune hanno la pendenza superiore all'8%, e sono quindi da considerarsi come rampe ad accessibilità condizionata, però di fatto hanno consentito di fruire di questo straordinario insieme che sembrava veramente inaccessibile. E chiudo, diciamo, veramente con gli ultimi 2 minuti, facendovi vedere quello che abbiamo fatto negli ultimi anni con, diciamo, un grosso gruppo coordinato da Renata Picone a Napoli, al Federico II, su Pompei. A partire dal 2011 abbiamo iniziato a occuparci di questo sito che sembrava una sfida impossibile, cioè rendere appunto accessibile Pompei. Io stesso, quando ho cominciato a lavorare in questa cosa 10 anni fa, pensavo che fosse proprio un'utopia, e invece siamo arrivati oggi, grazie anche a tutto quello che è stato fatto dal direttore generale Massimo Sanna, dal grande finanziamento, del grande progetto finanziato dall'Unione Europea per Pompei, con una serie anche di pubblicazioni che sono venute, diciamo, da un lavoro congiunto tra Federico II e MIBACT, il Parco Archeologico, a fare degli avanzamenti veramente notevoli. In particolare, tutto questo si è poi esplicato in un progetto che si chiama proprio Pompei per Tutti, che ha visto una quota di finanziamento di questi 105 milioni di euro dell'Unione Europea destinati proprio all'accessibilità di Pompei. Oggi Pompei, e non so da quanto ci mancate, è un luogo che ha una bella quota di accessibilità, e vi assicuro che 10 anni fa era praticamente inaccessibile. Siete arrivati a fare interventi sulle pietre carraie, vedete, reversibili, che consentono di attraversare, quindi, le strade. Sapete, Pompei, le strade sono inattraversabili, hanno le pietre carraie che ovviamente chi cammina, diciamo, sa percorrere, ma ci sono gradini enormi, basolati, e insieme con questo poi vedete i percorsi lineari pure ben organizzati, arrivando, come vedete, ad avere questo sistema, questo rosso è, diciamo, il percorso accessibile di Pompei. Guardate la dimensione della città, no? Dall'anfiteatro alla Porta Marina. E anche il fatto che sono ormai vari ingressi dai quali si può entrare. Qui c'è il nuovo antiquarium, proprio da poco inaugurato, e la possibilità di muoversi in una gran parte della città e di entrare in una buona parte di Domus, ovviamente fruendo anche di punti di veduta d'insieme, come vi dicevo, dove non si può andare, che insieme con mappe consentono di vedere appunto l'insieme di Pompei. E qui vedete una serie di interventi, poi anche con sperimentazioni progressive sulle malte che sono state fatte per trovare la soluzione migliore per arrivare appunto a questi attraversamenti. Sempre si è scelto di rendere visibili i luoghi anche, come dire, più simbolici, più significativi per il visitatore. Qui, per esempio, siamo nel cosiddetto Orto dei Fuggiaschi, dove sono presenti numerosi calchi delle vittime, ovviamente una cosa che colpisce da sempre i visitatori, perché il tema della morte a Pompei è ovviamente anche uno dei temi della visita, e dunque questo si è reso appunto accessibile con una rampa, diciamo, e fa parte appunto del percorso. Oppure qui vedete appunto la pavimentazione nuova fatta con questo tipo di battuto, gli attraversamenti lungo le pietre carrai, fatti tutti in maniera artigianale, ovviamente, per potersi adattare, diciamo, al costruito del basolato, e senza, diciamo, comunque modificarlo.
E vedete poi che io stesso, facendomi un giro negli anni recenti a Pompei, ho visto con molto piacere che le persone con disabilità oggi ci vanno, ne sono felici comunque anche di poterla visitare, guardate, in autonomia, diciamo, addirittura di farsi fotografare, come dire, felici di avere potuto, come dire, fruire di Pompei. Questa è Via dell'Abbondanza. Vedete, questo è il marciapiede, diciamo, con il nuovo battuto che consente di camminare. Voglio dirlo per precisarlo che spesso questi battuti erano battuti cementizi fatti dalla soprintendenza negli anni 70-80, quindi si sono rimosse delle cose, comunque voglio dire, non archeologiche per fare queste operazioni. E l'ultima, diciamo, e con questa slide concludo, diciamo, l'ultima sfida è proprio stata presentata in questi giorni, appena uscito questo libro Pompei Insula Occidentalis, che fa parte del nostro vasto gruppo di ricerca della Federico II, coordinato, diciamo, come vedete, da Giovanna Greco, che è una professoressa di archeologia, quindi diciamo che è la coordinatrice di tutto questo accordo quadro tra Federico II e Pompei, Massimo Sana, che è il direttore uscente di Pompei, Renata Picone, che coordinava la parte architettonica, anche chi vi parla ci ha scritto all'interno, e abbiamo proposto un progetto di accessibilità di tutta quella che si chiama Insula Occidentalis di Pompei, che è questo pezzo qui che da Porta Marina arriva fino a Villa dei Misteri e che sarà probabilmente la sfida, come dire, del futuro direttore che è stato appena nominato e del futuro appunto di Pompei. Con questa slide, diciamo, concludo ringraziandovi e naturalmente augurandomi, di avere anche da parte vostra qualche domanda e qualche spunto di riflessione. Grazie.